Sapere se c'era qualcuno di nuovo che non ha mai partecipato a un incontro, a un meetup. Io mai. Lui? Ok. Se voi non avete mai quindi partecipato, la prima volta? Prima. Ok, se volete presentarvi, giusto, visto che comunque molti, vabbè, io molti più o meno li conosco quasi tutti, però se volete magari fare una breve presentazione, se volete. Sì. Come cognome, che fai? Allora, piacere a tutti. Ciao. Sono Marco Alessio, sono un militante nuovo del movimento, seguo il Movimento 5 Stelle, sono attualmente disoccupato, da poco. Lavoravo per McDonald's di Alzio. E mi sono interessato a questo movimento per il semplice fatto che tengo a qualità dei giovani, tengo a sentire che vengono fatte cose sui giovani e le nuove, che vengono fatte degli apprendistati, comunque si sia più attività, che è un momento morto e vorrei che venga messo agli atti del giorno anche lo sviluppo e la cultura dei giovani. Chi è l'altro? Luigi Giuseppe, sono di Aprilia e sono interessato a vari meetup, siccome da Aprilia c'è una nostra meetup, sono qua con altri amici, per sapere un po' come muoverci, come fare tante cose interessanti. Sono dipendente pubblico, non sono ancora disoccupato, la pensione forse la ascolto. Come quasi tutti. Grazie. Vabbè. Buonasera, è Furio Gaetano, vengo da Pistrella, lavoro ad Aprilia in una farmaceutica e seguo 5 Stelle da un anno e qualche mese, perché io di politica non mi sono mai interessato, cosa sbagliatissima, e l'ho capita. Perché adesso quando sento parlare di politica so di quello che dicono e le cavolate che dicono logicamente, no? E ecco, spero di dare una mano per risolvere questi problemi di comunicazione sul nostro territorio, soprattutto. Sono molto attivo sul territorio, certo mi dà Cistera non c'è. Forse partire non c'è stato, non si attiva. Ci dobbiamo organizzare delle incomprensioni, magari siamo italiani, si sa, no? Quindi e niente, già dall'anno scorso si cercava di fare partire del meetup, che poi sì, non c'è questa cultura, ci stanno ancora. Siamo diciamo che il primo è stato, cioè il primo c'è stato il giro ci stanno a riconoscere meglio. Primo che a Cisterna ha portato un meetup, secondo me. Però non si riesce a trovare a fare, capire bene, a far entrare nell'ottima le persone. E quindi noi cerchiamo la sensibilizzare le persone e portarle nel meetup. Fino adesso quanti siete? Quanti volontari? Gli iscritti nel meetup ci stanno le persone. Sì, però guarda, di quelli, sono proprio, di quelli che ci conosciamo un po' più attivi 6-7 ancora troppo, già un numero, ma sì io penso basta iniziare con la gente che si avvicina, ma neanche adesso che ci sono elezioni riuscite a lavorare a Cisterna per il tipo. Allora io mi ero seguito ai cittadini cisternesi, mi sono reso a parlare pista civica e per 6 mesi partecipavo parecchio in questa lista, poi ho scoperto che comunque dietro c'era la vecchia politica catturando, e là infatti è saltato tutto, ci siamo divisi così, perché bisogna partecipare per capire dove ci sono un po' le cose che non vanno. Da quale delle prime età per partire? Io il primo, cioè proprio quello vecchio. Sì, io ho tutte e due scritte. Quello che ho scritto, l'altro non sono mai scritto perché sono proprio contro i meetup, 2-3 meetup, cioè non mi interessa. Cioè se una piccola realtà, cioè Cisterna su 30. Allora, quell'altro meetup
per me non devono proprio esistere 2000. Anche quell'altro non sono proprio le persone che sono 5 stelle. Magari vogliono sfruttare l'onda, ecco perché. Anche perché ho fatto scoprire tutto, perché sfruttare l'onda 5 stelle per arrivare al comune, non stavo nella cultura del 5 stelle comunque. Raggiungevo le poltrone. Cioè prima devi credere in quello, nei valori, nei principi del 5 stelle e poi in quello che vuole portare il 5 stelle non ci vuole. Comunque ci vuole una lista certificata e se non c'è quindi. Però stavamo cercando di fare qualcosa, però non si pare niente sicuro. Perché se esce fuori la lista 5 stelle è una lista falsa, quindi sapremo come muoverci. Ma che andiamo a fare? Siamo aperti. Come si sblocca? E c'è qualcuno di Sermoneta invece? Io. No. Ah, ok. Pietro. Pietro. Ok, perfetto. Benedetto, perché ho visto che c'era segnato anche Benedetta Romanetti. No, lì da Mugliero, un po' venire. Ok. Ti deschiamo un po' venire. Benedetta doveva venire, però c'è i figli, piccoli. Ho capito. Ma non detto, gli riferisco io a loro. Sì, sì, no, era... Ho visto essere... Nell'età nuova. Sì, sì. Sono, diciamo... Rita mi ha chiesto come facciamo pure. Ci conosciamo, ci conosciamo per no, poi, il posto di zona. Era Spolina che voleva parlare pure di Sermoneta. Sì, infatti. Sta creando una situazione noi che da oltre sotto controllo. Infatti lo chiedevo proprio per questo, perché magari alla fine è giusto spenderci. Sotto controllo perché no, infatti. Pure sta succedendo qua, ci stanno sentendo le persone. No, infatti, quindi per questo volevo capire un attimo di che cosa si trattava, di cioè. Che io con Rita come si era formato il gruppo. L'abbiamo creato la situazione a dicembre. Poi avevano creato una cosa parallela e non sapevano neanche del meetup di Rita per le elezioni di maggio a Sermoneta. E noi abbiamo detto, guarda, cioè, incontriamoci nel meetup e poi dopo facciamo le elezioni. Hanno detto di sì, poi abbiamo un incontro mercoledì, però più personaggi li conosciamo e sono opportunisti. Allora, poi magari ne parliamo un attimo, sì, così capiamo un attimo bene la situazione. Sì, per forza. E poi io lo riferisco a loro, perché non possono venire, c'è molti più figli vivi. Sì, sì, no, no, volevo sapere se c'era almeno qualcuno di Sermoneta, sì, proprio per capire, farci raccontare com'era lì, sì, la realtà. L'incontro l'hanno fatto mercoledì, io non ci sono andato perché... Non ci sono andato, sinceramente, ho visto le persone che diciamo. Non era nemmeno stato un incontro. No, pubblico. No, non era ufficiale, l'abbiamo fatto in maniera parallela. Ecco, no, infatti. Poi c'è un altro. Hanno messo come vai ed eventuali. Sì, sì, sì. Vai Fabio. Allora, dopo circa un anno dalla costituzione dei tavoli di lavoro, è opportuno fare un resoconto complessivo delle attività fin cui svolte. Nel senso del Movimento 5 Stelle è la partecipazione e la democrazia diretta. Che appunto siamo? Allora, il primo punto del giorno è come migliorare la partecipazione, il coinvolgimento e l'efficacia delle proposte che vengono portate ai tavoli. Il secondo punto è riorganizzazione, i tavoli di lavoro, laddove presentino evidenti criticità, agricoltura, valorizzazione del territorio, acqua, sanità, eccetera. Rendere più incisive le discussioni nei tavoli al fine di produrre lavori da presentare nelle istituzioni tramite i portavoce. Rendiconto TDA del tavolo di lavoro, corretto uso delle relative cartelle di discussione e il loro impiego. Lo staff si atterrà a quanto deciso, votato dall'assemblea, che c'è già stato in esame. Allora, come migliorare la partecipazione, il coinvolgimento e l'efficacia delle proposte che vengono portate ai tavoli? Prima di tutto, una premessa. Tutti conoscono i tavoli di lavoro, a parte, chiaramente i nuovi. Tutti conoscono i tavoli di lavoro e quindi come ci siamo organizzati qui a Latina, poi anche in provincia, con i tavoli di lavoro? Punto di domanda. Io farei un'altra domanda. Quanti partecipano ai tavoli di lavoro intanto? Facciamo il contrario? Allora, cominciamo a spiegare cosa sono i tavoli di lavoro, così magari. Sì, vabbè, per chi non lo sapesse, specialmente anche per i nuovi che non...
che praticamente partecipo per la prima volta ad un incontro. Allora, i tavoli di lavoro, allora, noi ad aprile dell'anno scorso, noi di Latina, insieme poi anche con i vari meetup provinciali, ci siamo organizzati in tavoli di lavoro. Tavoli di lavoro praticamente è un gruppo praticamente che si riunisce e discute di una problematica o comunque mette sul tavolo delle idee che poi possono essere più o meno discusse nel gruppo e portate ed eventualmente portate a conoscenza dei cittadini se è una denuncia oppure se è una proposta vera e propria tramite i nostri portavoci. Noi chiaramente siamo fortunati qui alla Dira ad avere tre portavoce, so che tutti lo sapete, e quindi portarla tramite loro alle istituzioni. Quindi possono essere proposte che sono di carattere, diciamo, territoriale o proposte invece diciamo più ad alto livello, quindi di carattere nazionale. Quindi questi tavoli di lavoro sono partiti diciamo ad aprile. Si sono creati, diciamo, varie aree di lavoro in funzione delle aree tematiche, quindi mobilità, ambiente, rifiuti, turismo, legalità, quindi diversi tavoli di lavoro. Quindi chiaramente questi tavoli di lavoro, tutti i tavoli quindi liberi, aperti a tutti quanti, e si è quindi iniziato a lavorare. Si sono, diciamo, create diverse proposte, si sono elaborate diverse proposte e, diciamo, quindi l'obiettivo dell'incontro di questa sera è cercare di migliorare la partecipazione, come avete sentito dai punti all'ordine del giorno, migliorare la partecipazione a questi tavoli, perché specialmente in alcuni casi alcuni tavoli, diciamo, hanno delle difficoltà sia in termini proprio di partecipazione ma anche delle difficoltà anche organizzative. Quindi siccome comunque tutte le persone che ci partecipano sono dei cittadini, quindi lo fanno in maniera, chiaramente, col tempo che hanno a disposizione, è importante che comunque ci sia un gruppo coeso, è un gruppo che comunque si riesca ad organizzare in maniera... Adesso noi abbiamo adesso da quest'anno questo punto di incontro, questo punto di riferimento è importante perché ha 2-3 sale, quindi può ospitare contemporaneamente anche più tavoli di lavoro. Però è importante la partecipazione, cosa che in alcuni tavoli viene un po' a mancare. Faccio l'esempio del mio, il tavolo mobilità. Siamo partiti con 7-8 persone e siamo rimaste quelle, non abbiamo avuto appunto un incremento nel gruppo. Però è importante invece perché comunque poi in poche persone, cioè più siamo più si riesce a fare, quindi questa è la cosa più importante. Quindi stasera dobbiamo cercare di capire se ci sono delle problematiche, cercare di discuterle insieme e eventualmente comunque trovare una soluzione per rendere più partecipe le persone a questi tavoli di lavoro. Cercare anche di avere una coordinazione anche a livello provinciale, perché se il tavolo ambiente di Latina lavora, il tavolo di Terracina lavora per conto suo, in un certo qual modo poi si creano dei lavori, cioè magari si lavora sullo stesso tema due gruppi differenti, quindi si fanno su lavori diversi in polizia. Esatto, quindi comunque ci sarebbe anche la necessità di unire, diciamo, questo lavoro tra i vari tavoli di lavoro provinciali. E niente, quindi io direi, insomma, di iniziare con il primo punto all'ordine del giorno. E gli interventi. Sì, quindi facciamo chiaramente degli interventi mirati sul punto. Come migliorare la partecipazione? Allora, noi di solito gli interventi, perché poi se molti vogliono intervenire poi... Si va per alzare la mano? No, sì, alzare la mano e poi se vogliamo mettere un time all'intervento lo facciamo. Se invece ci promettiamo di non fare comizi da allora all'intervento, allora ok. Cioè, nel senso, chi interviene faccia un intervento di 2 minuti, 2 minuti e mezzo, poi tanto si riprenota e interviene dopo. Però non facciamo comizi da ora, che sennò non è
vediamo proprio a caso. Chi è per quanto tempo? Non ci sono proposte. Ma volete allora, anche fare una, da quanto ho capito, una mito di riassunto del lavoro che ho fatto? No, io non posso, sono proposte per migliorare la partecipazione. Allora, innanzitutto forse bisognerebbe spiegare come i tavoli di lavoro sono delle sezioni che stanno sulla pagina del Meetup, giusto? Dove viene calendarizzato il momento in cui ci sarà il tavolo di lavoro e dove. Sì. Quindi per aderire basta andare sulla pagina del Meetup. Tutti conoscono il Meetup? La piattaforma Meetup? Tutti avevo. Si sceglie il tavolo di lavoro e si interviene o ci si propone come, diciamo, il sostenitore, aiutante a questo tavolo. Si può fare sia online, diciamo, le proposte che poi verranno discusse quando ci si riunisce. Almeno... Sì, chi fa la proposta dovrebbe venire al tavolo, sì. In genere uno poi riparla di quello che sì. Se uno propone cosa viene. Sì, non è solo una questione di. Diciamo virtuale, ma serve appunto a semplificare il lavoro di quando poi ci si riunisce per le varie tematiche. Io per esempio mi sono iscritto al tavolo cultura e non oggi la prima volta sì, è quasi sono almeno 10 mesi che non ci sono stato perché c'avevo altre cose, c'avevo altri problemi e vabbè non sto qua a spiegare però buongiorno, arrivo. No, non mi piace perché si aggiusti tutta la situazione come se stesse. Oh, oggi sono il relatore, è il moderatore. Ah, ecco. Non c'era nessuno. No, no, abbiamo proprio. È stata proprio una scelta quella di prendere una persona che chiaramente non l'abbiamo mai fatto, no? Anche fare in modo che un po' tutti quanti partano. Posso fare una proposta? Sì, sì. Vorrei chiedere, visto che non si alzano le mani, quindi ecco, segna Mario. Ma volevo capire, scusa, qual è il punto? Se non capisco il punto dell'ordine del giorno era come migliorare la partecipazione dei cittadini ai tavoli di lavoro, cioè come stimolare la partecipazione delle persone a venire ai tavoli di lavoro e anche degli attivisti, perché poi con quanti siamo? 500-600 attivisti sulla carta. La proposta che volevo fare era ai nuovi, da esterni, come secondo voi si potrebbe, diciamo, voi vi siete avvicinati, quindi cosa si può fare per far avvicinare i cittadini, interessare i cittadini ai tavoli di lavoro del Movimento 5 Stelle? Mario, devo che... Mario? Innanzitutto l'accoglienza, perché chi si avvicina per la prima volta chiaramente deve essere ben accolto, quindi deve trovare un ambiente, diciamo, ospitale, e nello stesso tempo dare la possibilità di potersi esprimere liberamente. Però poi per la continuità è necessario la conoscenza. Io ad esempio ho messo insieme ad altri il tavolo del lavoro, la sicurezza del lavoro e precarietà. Visto che ci sta partecipazione, molto piacevole questo fatto, però poi dopo successivamente ho visto che si esce fuori tema. Invece per restare all'interno del tema, cioè il tema del lavoro, è un tema da affrontare perché quello che oggi maggiormente angoscia l'esistenza umana sono pochi, diciamo, io visto che sono vari tavoli di lavoro, però alla fine quelle lì che maggiormente si sente nella società sono casa, lavoro, burocrazia. Questi sono temi, diciamo, che angosciano un po' l'esistenza umana. Perché chi perde il lavoro oggi non ha alcuna garanzia istituzionale, mentre il tavolo si propone di assicurare ai cittadini disoccupati o che perdono il posto di lavoro, chi è in cerca di nuova occupazione, di assicurare un lavoro socialmente utile tramite gli enti locali, in attesa di una collocazione attinente alla propria qualifica professionale. Perché se tu sei disoccupato, sei un ingegnere, intanto, per non stare sulle spalle di tuo padre, puoi fare benissimo, diciamo, aggiustare una porta all'ospedale oppure alla scuola, insomma, fare delle manutenzioni degli edifici pubblici che comunque sono di utilità sociale. Ho detto una cosa, pur come si possono fare rimboschimenti, si possono fare depuratori, cioè tanti lavori, la messa in sicurezza del territorio, che noi vediamo che cosa sta succedendo in questo momento con questa pioggia. Cioè, poi queste sono cose specifiche che dovrebbero andare nelle proposte di come a livello locale
creare lavoro socialmente utile per chi è disoccupato, però sono due cose diverse. Mentre invece quando si parla, quando ci veniamo al tavolo, molto spesso si confondono queste cose, si va da una parte all'altra, perché una cosa è avere la legge che riconosce ai cittadini il diritto di avere un lavoro socialmente utile, cioè garantito dalla legge, perché sono le leggi che riconoscono i diritti dei cittadini, non gli annunci. Allora ecco, quindi entrare proprio nel merito specifico per entrare nel merito specifico occorre pazienza, lo so questo fatto. Occorre pazienza, io ho scritto anche la proposta di legge, l'ho data da alcuni, però ho visto che molti hanno letto solamente pochi articoli, non hanno compreso tutto quanto, lo dico con estrema onestà perché me ne sono accorto dalle discussioni che facciamo. E quindi questo è un errore, perché io poi ho detto che nessuno deve ritenere di essere il depositario della verità. La seconda cosa è chi partecipa, quando non è convinto di una determinata proposta nell'articolo, che lo scrivesse da capo, mettesse per iscritto la sua proposta, non a parole, perché le cose quando sono scritte possono essere valutate anche da chi ti sta di fronte oppure nella discussione per entrare nel merito. Mi sto prendendo troppi minuti. No, io volevo rispondere forse proprio a te, ma visto che io sono iscritto anche al portale beppegrillo.it come lista persona certificata. Io quindi ho mandato il documento, non so se voi l'avete fatto. Sì. È una cosa che conviene fare se poi si vuole avere questi diritti di discutere le leggi, di proporre delle modifiche. Visto che adesso abbiamo la possibilità, ci sono i nostri rappresentanti sia in Senato che nella Camera dei Deputati, se si ha una proposta di legge scritta che fa riferimento a degli articoli, come lei dice, si può, una volta elaborata e diciamo aggiustata e migliorata, si può proporre a uno dei nostri rappresentanti che la può fare sua, e una volta che... Lo sa anche Mario, lo so anche io, però dopo le parole di base, solo questo, la differenza sta in questo, che prima di portarla ai portavoci, così vengono chiamati i deputati, io direi di creare la coscienza tra di voi, perché manca la coscienza, c'è la lamentela, ma non c'è la coscienza con un diritto. Allora ecco perché prima ramificarsi sul territorio, cioè la coscienza forte che un certo loro hanno dietro le spalle, diciamo una cittadinanza che li sostiene, e poi dopo presentare, perché noi siamo governati da vampiri. Quindi questa cosa, senza fare polemica, però noi sappiamo veramente dalla cattiveria delle persone che risiedono in Parlamento. Quindi ecco, lì è un blocco compatto, fanno finta di essere divisi, però in cambio hanno qualcosa in comune che li fortifica. Allora anche noi dobbiamo avere qualcosa in comune, cioè creare una forza comune, omogenea, cioè degli obiettivi comuni. Finisco, perché quando uno deve prendere l'esame deve superare la personalizzazione, deve essere oggettiva, perché risolvendo il problema generale si risolve anche il problema singolare. Molto spesso invece si tiene presente la propria situazione, e questo è un errore che crea debolezze. Mentre entrare nello spirito di risolvere un problema generale in modo che si risolve anche quello singolare. Ho chiuso, scusate se ho preso la parola. Allora, Michele, buonasera. Io, insomma, per quanto riguarda diciamo i tavoli di lavoro, perché non decollano, potrebbe essere anche una motivazione il fatto che comunque alcuni tavoli si prestano magari ad essere magari astratti, se così si può dire, tipo il tavolo legalità, si presentano leggi, si discute leggi, perché non è astratto. È astratto, resta purtroppo astratto perché non ci fanno passare niente, vabbè. Però magari di altri tavoli, quali per esempio il lavoro, l'agricoltura, anche la stessa cultura. Per esempio, che ne so, la cultura, un gruppo musicale, se suona, se provi, ma non suoni mai, non ti metti mai in discussione, non ti metti mai in vista, che comunque è una giornata un po' diversa, il gruppo muore.
è un po' pure i tavoli di lavoro, se comunque noi non riusciamo a trovare l'applicabilità proprio a concretizzare, capito? Quindi ai tavoli di lavoro si dovrebbero, per esempio, che ne so, cercare di fare delle piccole attività, come dicevamo l'altro giorno, attività che sono in linea col nostro, in linea col movimento, che ne so, per esempio i piccoli impianti eolici, idroelettrici, solari, termosolari, per dirne, oppure nell'agricoltura, proprio spalleggiare il movimento allargato a quel punto, quindi la collettività, la comunità dovrà solamente spalleggiare e stare vicino a queste realtà che usciranno fuori. Non è una cosa semplice, però insomma il movimento non è una cosa semplice, questo. Riuscire a trovare appunto finalizzato. Allora, io partecipo ormai da un po' di tempo a due tavoli di lavoro, che sono i rifiuti, insieme ad altre persone qui presenti, e al tavolo di turismo. E questi tavoli di lavoro, per quanto riguarda quello dei rifiuti, è partito, diciamo, molto prima delle elezioni nazionali, perciò diciamo c'è una certa storicità. Il tavolo del turismo invece è partito subito dopo, diciamo, le elezioni nazionali, e ho potuto notare che diciamo, ci sono state due evoluzioni del lavoro su questi tavoli di lavoro, scusate la ripetizione. Allora, inizialmente sul tavolo del turismo si è cercato di fare delle proposte da portare avanti a livello territoriale, delle proposte che poi potevano essere presentate come diciamo, un progetto di studio, nel caso del turismo per la Latina, in modo tale che potesse rappresentare un nostro lavoro, una nostra proposta effettiva. Però poi effettivamente, a distanza di un anno dopo che è stato sviluppato questo lavoro, sostanzialmente poi è andato a affievolirsi, diciamo, l'interesse, perché è venuto a mancare, diciamo, un po' questa tematica, diciamo, questo catalizzatore che poteva un po' raggruppare e consolidare il gruppo. Mentre nel tavolo invece dei rifiuti, oltre a fare una serie di proposte e di studi, si è modificato con una verifica e un controllo del territorio per quanto riguarda quello che il comune di Latina stava facendo sul territorio. Perciò era un tavolo di studio, di proposte, ma poi si è sviluppato e si è evolso in modo tale da controllare effettivamente quello che l'amministrazione comunale stesse facendo nel comune di Latina, e perciò sono da lì partite, diciamo, si è sviluppato il nostro lavoro da studio a controllo a denuncia contro le amministrazioni pubbliche per tutto quello che non hanno mai fatto o non hanno mai voluto fare, sostanzialmente. Perciò secondo me, diciamo, i tavoli si devono configurare sia come tavoli di studio e di approfondimento della tematica, perché è l'unico modo che ci dà la consapevolezza di quello che accade nel territorio, ma nel momento in cui diciamo, ci rendiamo conto che ci sono delle mancanze amministrative, politiche o qualsiasi altro, dobbiamo, a mio avviso, incidere con delle denunce mirate all'opinione pubblica, ai mezzi di informazione, oppure alla pubblica amministrazione o alla Corte dei Conti, e così, in modo da sensibilizzare e cercare di mettere un punto preciso e puntuale su quello che accade, perché sennò la situazione muore così, insomma. Perciò, diciamo, la mia proposta è quella di cercare di modificare i lavori in una strada di controllo e di denuncia, che è quella che secondo me rende di più, sia per la tutela del territorio e poi pure per il nostro movimento. Valerio. Adesso sì. Per Francesco. Sì.
Sono abbastanza d'accordo, però ecco, io ho partecipato al tavolo cultura e istruzione e devo dire che, diciamo, a parte è molto interessante, anche gli altri incontri sono stato partecipato anche al tavolo lavoro, sono molto interessanti. Vedo alcune cose, innanzitutto mi sembra che, come dire, dal punto di vista del resoconto, ma non del resoconto che viene stilato volta per volta, proprio del lavoro che è stato fatto, secondo me ci vorrebbe qualcosina di più, cioè una persona che si accosta a un tavolo, ma anche le stesse persone che partecipano al tavolo, in qualche modo dovrebbe avere a disposizione uno o più documenti, magari organizzati in un certo modo, linkati, un ipertesto, che leggendo il quale si riesce a capire a che punto sta questo tavolo, in che modo ci si può entrare dentro, in che modo si può collaborare, e qual è il contributo, diciamo, che ci si può dare, che cosa sia stato fatto e che cosa poi eventualmente si deve fare. Questo dal punto di vista, diciamo, di quello che diceva Cristian. Secondo me, ecco, manca un pochino questo elemento di sintesi, di raccordo, di sintesi tra le diverse cose che sono state fatte in un tavolo e anche negli altri tavoli, in maniera che anche altre persone che si accorgono, vogliono sapere. Io ho provato a leggere i resoconti di altri tavoli, però francamente ne sono trovato un pochino, diciamo, in difficoltà ad avere la visione complessiva. Questo per quello che riguarda il lavoro. Poi devo dire che secondo me bisognerebbe in qualche modo mettere su uno strumento, adesso inventiamoci qualcosa, possiamo pensare anche a un liquid feedback a livello provinciale, a livello comunale, cioè mettere su qualcosa per fare un programma. Un programma che poi, diciamo, credo che tutti quanti, insomma, non so se avete sentito parlare di liquid feedback, fatto anche attraverso deleghe oppure no, insomma, ecco, discuterne. Io farei con il tavolo connettività un approfondimento su questo discorso qui, in maniera che tutti quanti possiamo dare il contributo, cioè se io voglio dare il contributo a un altro tavolo oppure il contributo al programma, devo avere uno strumento che mi consente di farlo e che sia fruibile da tutti, che quindi possa essere messo a disposizione di tutti, in modo che si costruisce qualcosa, cioè in modo che da una parte magari i tavoli facendo questi lavori eccetera eccetera e confrontandosi con altri tavoli, quindi ci sta da integrare il lavoro con tavoli, altri tavoli e anche altri meetup, altre realtà, diciamo, sparse nel Lazio o in tutta Italia, perché se noi stiamo affrontando un problema ci dobbiamo anche raccordare magari con altri meetup che stanno sparsi in tutta Italia, perché se noi dobbiamo ricominciare a studiarlo magari, cioè, lo stesso problema da capo. Il problema della connettività è un altro tavolo di lavoro. È questo che sto dicendo, cioè sto dicendo che in qualche modo manca uno strumento che consente di costruire qualcosa, cioè che tutti i mattoni che noi stiamo mettendo volta per volta servano a costruire un edificio. Ecco, forse manca un progetto globale di questo edificio. Noi possiamo provare a proporre qualcosa. Io ho visto per esempio che nel Lazio già c'è il liquid feedback. Ecco, volevo sapere. Il feedback è stato, diciamo, quasi un po' messo da parte, perché ci stiamo orientando verso un'altra piattaforma che era Airesis, localmente. Io e poi volevo dire che per quanto riguarda la parte, diciamo, di interazione tra i diversi tavoli, non è facile, perché significa coordinare il lavoro un po' di tutti e quindi serve anche un coordinatore alla fine. Però ci si sta provando, almeno sul tavolo del Meetup Lazio, è una proposta che è stata portata, alla quale abbiamo partecipato, a cui noi abbiamo partecipato, e quindi mettere a disposizione per tutti gli stessi strumenti e le stesse competenze, cioè cercare di avere una guida, un vademecum anche delle competenze di ogni territorialità per portare gli altri, per vedere gli altri a fare cose che altri hanno già fatto, diciamo, ok? Quindi, però la proposta che tu dici è da lavorarci sopra, insomma. Esatto, io direi che qualcuno tra di noi, o un tavolo che potrebbe essere quello di connettività, immagino, no? Sì. Ecco, però non soltanto un tavolo, cioè tutti quanti dovremmo, in qualche modo dovremmo avere la possibilità di portare avanti e dare il proprio contributo, perché quello che diceva Cristian è giusto, ma io vorrei sapere e magari anche partecipare, se c'è.
anche dal di fuori, anche delegando, anche soltanto saltuariamente, però dare la possibilità a tutti quanti di interessarsi e quindi rendere fruibile e accessibile in maniera un pochino più semplice, in maniera che sia un po' più praticabile per tutti. Passo la parola. Scusa Fabio, interrompo un attimo, questo è un tema importante. Siccome la volta scorsa l'avevamo già discusso e doveva partire un incontro proprio per iniziare a discutere su questa piattaforma. Mi rivolgo a Christian perché ricordo si era preso in carico insieme a Pasquale la calendarizzazione di un meetup apposito su questo tema. Quindi non so. Allora, guarda, la situazione per quanto riguarda quello che dici, Francesco, diciamo, era già stata affrontata. Era stata proposta tempo fa da Pasquale Palmisano, perché seguiva, diciamo, il Nu del Lazio, la piattaforma Resis, che è una piattaforma, noi un pochettino l'abbiamo approfondita, è una piattaforma abbastanza valida, semplice fra virgolette. Ne avevamo già, diciamo, l'avevamo presentata a più di qualcuno, però ci siamo fermati. Questa piattaforma serve apposta per cercare di superare quel problema iniziale di diciamo, comunicazione, di informazione, di interazione con, diciamo, tutti quanti i partecipanti, perché ci rendiamo conto che il meetup in senso stretto è abbastanza, diciamo, non è funzionale sotto questo aspetto. Purtroppo la situazione si è bloccata per questo motivo. Siccome c'è Barillari l'aveva portata sempre nel Lazio ed erano arrivati anche dei token di autorizzazione, praticamente aspettavamo che si sbloccasse questa situazione e siamo ancora in attesa che Barillari portasse e sbloccasse in modo definitivo la piattaforma Eresis a livello Lazio. Sì, io ho fatto la domanda per partecipare su uno dei... No, non me l'ho più risposto, quindi evidentemente era nella fase in cui sei arrivata. Però... Non parli del Parlamento elettronico? È sempre la stessa piattaforma, il Parlamento elettronico. Il Parlamento elettronico mi sembra che basasse su una piattaforma Eresis, ma su un sbaglio. No, sì, quello che c'è nel Lazio è liquid feedback, quello con i token e tutto quanto. Però scusa, d'accordo, quello sicuramente ovviamente è un problema con cui noi possiamo spingere, ma non possiamo fare niente. Ma quello che secondo me possiamo farlo è qualcosa nostro di Latina, cioè noi possiamo fare. Il problema è che mi dà la allora. Sì, scusami. No, liquid feedback si può fare. Ah no, cioè Eresis che è pure più benissimo, per me io non è che so. Decidiamo, perché il discorso di utilizzare la piattaforma Eresis si tratta di prendere un nocciolo duro di persone che si studiano il programma, il software e che poi iniziano, diciamo, a dare le spiegazioni per l'utilizzo, perché diciamo ci sono determinate procedure da seguire nell'uso della piattaforma Eresis. È una piattaforma propositiva e decisionale, perché ci sono delle proposte, vengono votate, a secondo le varie votazioni queste proposte vengono modificate. Io mi offro per fare un lavoro di questo tipo, ecco. Sì, se c'è qualcuno che alzasse la mano. No, però scusate, se non facciamo confusione. Allora, questo tema era stato già discusso nella precedente meetup ed era stata presa una decisione. Non torniamo. Da chi? Sono bloccata perché Pasquale, che è il referente, praticamente stava aspettando i token. Non facciamo confusione. Senti, facciamo una cosa, la questione di Eresis la discutiamo con Palmisano. Sì, per chiarire, allora, il discorso della regione Lazio era per Parlamento elettronico, di cui Pasquale era referente per Latina. Ok,
ok, token e tutto quanto, si è bloccato. Cioè, questo è un altro discorso, noi abbiamo detto, vabbè, cerchiamo di utilizzare noi una piattaforma. Abbiamo detto ai resi. Anche di quello, a livello di tutti, latina. A livello locale. Sì, no. Io direi, scusate, qua. Allora, la mia proposta è questa, scegliere quella che volete voi, una piattaforma, fare un gruppo. No, se no dibattito a due. Sì, sì, no, ecco, allora ho finito. Dicevo, scegli una piattaforma che può essere quella che dite voi, iResis, come si chiama? iResis. È già attiva, perciò se tu vai a vedere c'è il data latina, 5 stelle latino, perciò. Quindi funziona già? Sì, sì, sì. Ma anche i castelli. Benissimo. Allora io proverei 30 livelletti. Tutta quella zona. Però ragazzi, stiamo andando fuori tema perché non è. iResis è sicuramente migliorativa per i tavoli, quindi è inerente, però comincia a diventare. No, per chiudere il discorso, no, vogliamo. Facciamo parlare anche gli altri. No, no, per chiudere il discorso, se no comunque sia. Ci ritroviamo come la volta scorsa, abbiamo preso una decisione e poi adesso siamo ritornati indietro. Partiamo con. Facciamo un incontro dedicato sul tema? Vabbè, okay. Lo puoi lanciare insieme a Pasquale? Lo lancio io. Ok. Ok, il prossimo è Valerio. Eccomi qua. Allora, come avete visto, quest'ultimo atteggiamento è proprio secondo me. Parto male, poi cerco di essere positivo. Il problema del didattica, a mio modesto avviso. Ci sta chiaramente un primo blocco di persone che esiste da più tempo, che secondo me ha fatto da argine e anche frenato la possibilità di crescita e di proposte di quelli che sono arrivati dopo. Io lo dico in faccia, non c'ho problemi. E questo si è avvisato. Non, allora, la cosa bella è che comunque, come sapete, i rapporti umani sono complessi. Però complessi non devono diventare complicati, bisogna superare quelli che sono gli ostracismi nostri, no? Non avere pregiudizi. Soprattutto una cosa importante, che voglio dire a Bernardo, l'altra volta ho fatto un'osservazione, ma no, lui prende lui, non a livello personale, di un'osservazione al tavolo, dice, vabbè, ma qua ci vuole la ragionevolezza, non ci vuole il sentimento. Io credo, e sbaglierò, che a mio avviso quello che conta della vita è l'equilibrio del sentimento e della ragione. Cioè avere la conoscenza dei temi, delle problematiche, e avere poi la passione, e soprattutto volere bene a se stessi, al territorio e agli altri. Se c'è questo, c'è rispetto, si riesce a superare qualsiasi ostacolo. Questo, a mio modesto avviso, lo dice uno che sta lasciando l'Italia, quindi non ha nessun interesse né a gestire un meetup, né, e lo dico col cuore, perché secondo me se noi vogliamo essere vincenti, vogliamo vincere le elezioni, dobbiamo avere le proposte chiare e soprattutto non essere esclusivamente un movimento di protesta. Perché questo è importante, sono d'accordo, ma ha ragione fino a un certo punto. Poi ci vuole la proposta. Per fare le proposte ci vuole conoscenza, questo è d'accordo con te, ci vuole, forse perché siamo più grandi, forse abbiamo un po' più di esperienza, ma non perché abbiamo le proposte giuste. Però nei tavoli abbiamo cercato in tutti i modi di fare proposte. Queste proposte o ci sono state rubate, o ci sono state cassate come il tavolo dell'agricoltura che drammaticamente viene chiuso così, senza motivo. Allora io voglio fare una proposta veramente di rilancio, senza essere polemico perché non serve niente. Mettiamoci tutti quanti con un grande bagno di umiltà a rimettere questi tavoli in sesto, farne magari non tanti, io ho partecipato a 4 tavoli, mi sono fatto più di 60 meetup, poi ho cercato di capire come riuscire a incidere. E ho sempre detto, io non ho nessuna ambizione proprio di nessun tipo, chi ci stava prima deve andare, è giusto così. La cosa bella è quello, è la qualità della proposta. I tavoli devono essere, secondo me, avere gli organizer all'altezza della situazione, cioè che conoscono la materia, che quindi possono dirigere bene questi tavoli, perché non si possono avere proposte che sono in antitesi con la salvaguardia al consumo dei suoli e la salvaguardia del territorio. Questo è drammatico, una volta si può dire in un tavolo, la seconda volta chi gestisce quel tavolo fa il facilitatore, devi dirgli, amico caro, questa cosa non è proprio contro qualsiasi tipo di principio di rispetto, di regole e di quello che riguarda anche l'indirizzo del Movimento 5 Stelle. Secondo voi la qualità di visione. La politica è visione, questa è la protesta, è visione delle cose, è una visione chiara, proprio fatto con il tavolo turismo, no? È stato un bellissimo lavoro lì, un lavoro di visione e poi di azione conseguente. Io faccio questa proposta, se siete d'accordo, la lancio e poi mi dite, io vedo, non sono nella verità e né sono d'accordo, né sono quello che parla dei verbi umani. Di fare un tavolo unico, che secondo me è importante per evitare tutti questi discorsi qua di intreccio, chiedi a quello, chiedi a quell'altro, che riguardi, che si chiami valorizzazione del territorio, che comprenda il discorso culturale, il discorso agricoltura e il discorso turismo.
cioè sia un tavolo unico sull'organizzazione del territorio e discutiamo, entriamo nel merito delle visioni. Molti temi sono stati lanciati, perché nell'ultima organizzazione del territorio che abbiamo fatto a casa di Michele, praticamente ci sono state tante proposte, quelle delle aree militari, esercito militari, il discorso di inverno, insomma sono tantissimi temi. Tutto questo si deve legare, perché il turismo, se diventa prioritario una valorizzazione del territorio, può essere anche distruttivo. Ci tocca capire bene questa delicatezza di quanto si tocca la natura, si tocca il territorio. La natura è prioritaria, è come l'agricoltura. Se tu continui a fare delle attività intensive, praticamente rischi, questo lo felice, possiamo dedicare infinito, che so di un fratello, però praticamente si rischia il tracollo e il consumo dei suoli. Invece tutto va armonizzato con la politica dei parchi, le politiche degli identitari e così via. A mio modesto avviso, poi sbaglierò in questo. Quindi secondo me questo è il passaggio successivo, cioè aprirci al cuore per l'umiltà tutti quanti, di fare proposte e poi soprattutto riuscirle a armonizzare. Grazie, sono serio. Adesso Alessio. Allora, io vorrei rimanere nel tema di come migliorare i tavoli di lavoro, come migliorare tutto. Beh, io direi che nei giovani c'è un problema, perché non si interessa al Movimento 5 Stelle, perché c'è rassegnazione, c'è questa parola che è netta, rassegnazione. Non ci sono disoccupati, ci sono inoccupati, che non ci provano nemmeno a cercare lavoro. Non si accostano alla politica perché, qualunque esso sia, non è che siamo un problema, un movimento o un partito, perché non c'è partecipazione, perché non c'è dall'altra parte, molto spesso si incontra un muro. E vorrei dire pure una cosa, che bisognerebbe, appunto, perché è stato fatto una cosa bellissima con il 5 Stelle, proprio gli altri sono adeguati alle nostre proposte, altri partiti sono adeguati e stanno cercando di, con le macchine del fango cosiddette, io non manco chiamare macchine del fango, di loro c'è un'altra cosa che fanno, promuovono tanto e portano tutta quella che la nostra rabbia dalla loro parte. Loro stanno sfruttando il nostro, infatti grazie a Dio Grillo ha detto potete pure andare nelle radio, nelle trasmissioni, perché quello che era l'elemento forza di non partecipare alle radio, alle televisioni, ai giornali, si sta scatenando contro. Siamo i cosiddetti, quelli che vanno a muro contro le proteste, che non le accolgono per tutti. E quindi io proporrei, oltre che accogliere questa rassegnazione, non più presentarsi come noi siamo il Movimento 5 Stelle, buongiorno, siamo la novità, ma anche cosa ne pensa, cosa farebbe lei, anche nei tavoli, nei banchetti, cosa farebbe lei, anche se dice andate a quel paese, io l'ascolto. Comunque è previsto, già lo facevamo prima delle elezioni. E anche più partecipazione, ad esempio, sono delle radio, io sono un po' di parte, va bene. Ci sono delle radio che sono, è volgare, c'ho dolento a dire il nome, è volgare, è scurrile, però è l'unica che si è appoggiata al Movimento 5 Stelle, ha inviato Grillo, l'unica che ha centrato Grillo, questo è 105 e la radio 105. Sì. Radio 105, lo so 105, l'unico che Grillo ci ha dato, perché l'hanno lasciato parlare. Di migliorare la comunicazione. Migliorare anche la comunicazione. Ok, passiamo, che toccava Andrea adesso. No, grazie. Fabio. Dobbiamo arrivare sul tema su come stimolare la partecipazione delle persone. È qualche anno che ci sto dentro e guardo anche... sono presente abbastanza anche su internet e vedo un problema fondamentalmente che si ripresenta ciclicamente, cioè la dispersione di energie sfruttando diverse piattaforme. Viene fuori prima Aeresis, poi Parlamento elettronico, poi Portale, poi Tizio, poi Caio, poi Sempronio. È una giungla che ci disperde fondamentalmente. Secondo me intanto bisogna prendere in coscienza quello che vogliamo fare e deve partire da noi. Ognuno di noi deve sentire dentro quello che vuole fare. Dopodiché si riuniscono quelle anche 3-4 persone, non importa se sei in serie, ci si riunisce in 2-3-4 e si fa un lavoro secondo uno quello che sente dentro.
Dopo quel lavoro fatto per gli altri, perché non è fatto per se stessi, questo viene sempre scritto a carattere cubitale, fatto per gli altri, non per gli altri, deve essere un lavoro che stimola le coscienze altrui. Quindi può essere, sì, un lavoro di denuncia, che tipo il discorso che dicevo, affianco a quello ci deve essere un lavoro di proposta. Ma occhio a pensare sempre a sto benedetto internet, è sicuramente il futuro, è qualcosa che sta stravolgendo la società, però bisogna saper usare. Ci sono troppe piattaforme, cioè dispersioni, e poi sono rimesso di recente a partecipare, e il blog, e Facebook, 14 gruppi diversi su Facebook, è un problema questo. Quindi è quello che noto, però quello che, no, che ho notato negli anni, più le mail ho notato negli anni, che comunque è andato in crescita, perché oggi siamo, nonostante lontani da oggettivamente lontani da qualsiasi tornata elettorale, anche dopo siamo 40-50 persone, per il fatto che c'è Giuseppe, ma siamo ormai 40-50 persone che si incontrano perché hanno voglia di stare insieme e fare qualcosa di buono, e lo sentono quando sei vicino. Quando sei sulla rete, la strategia che ci si disperde. Il referente del tavolo è colui che organizza gli incontri, questa figura serve, perché altrimenti non si arriva mai a una data precisa, a un luogo e tutto qua. Quindi secondo me non è necessario che arriva, anche perché adesso io non conosco tutti, ma non è che qui abbiamo uno scienziato dell'acqua, uno scienziato della legalità, uno scienziato. Siamo cittadini, ognuno che fa il suo lavoro, ognuno con le sue competenze, ma non disponiamo di una squadra di dipartimenti come Harvard, cioè siamo cittadini tranquilli, quindi non c'è bisogno dell'organo, anche perché c'è un pericolo, se il referente poi è quello che ne sa più di tutti, è colui che praticamente detta la linea politica e tecnica del tavolo, cioè decide tutto lui, quindi non mi sembra neanche una cosa. E per migliorare i tavoli, secondo me, ritorno appunto perché ci disperdiamo un po' io per primo, e secondo me bisogna innanzitutto capire quali sono i tavoli che funzionano e quelli li mettiamo da parte. Io faccio le mie osservazioni, secondo me ci sono i tavoli mobilità, rifiuti, e cultura, metto anche legalità, che comunque stanno bene o male, vanno avanti. Insomma, no, ci sono altri tavoli, ma non è colpa di nessuno, voglio fare una buona premessa, che non vanno. Per esempio l'agricoltura è sparito, perché non lo so, però comunque è sparito, e sanità non viene, praticamente non riusciamo a coinvolgere nessuno, e questo è grave, perché, ma non perché chi lo organizza, nel senso, noi dobbiamo, secondo me, un tavolo sanità che è assolutamente necessario, noi siamo una regione che se non parliamo di sanità voglio capire di che cosa dobbiamo parlare. E allora, non lo so, io faccio una domanda a tutti, come possiamo fare a poter coinvolgere anche le persone competenti, perché comunque, insomma, voglio dire, stiamo parlando di un tema specifico, poi se vengono due o tre persone competenti a catena, le altre persone riescono magari a interessarsi e a studiare, perché poi tutti possiamo studiare e imparare. Lo vediamo in Parlamento con i portavoce, cioè io ho visto veramente persone che si sono proprio evolute, cioè, ma non perché partivano, cioè, però comunque non possiamo stare, però cioè ho visto, ma non mi sto riferendo ai nostri portavoce, perché comunque nel senso abbiamo qua Giuseppe, chi meglio di lui poteva trattare del Banca Italia, ci lavorava, insomma, quindi un minimo, anche se magari non è considerato come quindi sì, ho capito, ma c'ha la competenza, però si deve pure studiare, se tu c'hai la competenza. Sì, ma comunque, a prescindere, ti posso assicurare che ci sono portavoce che studiando hanno raggiunto, e non solo portavoce,
anche per esempio, io prendo per riferimento il tavolo di rifiuti, fammi concludere anche, prendo per esempio il tavolo di rifiuti, loro hanno fatto un percorso in cui adesso io posso dire tranquillamente che secondo me hanno un grado di competenza molto importante, infatti i risultati si vedono, però per quanto riguarda tavoli necessari, come secondo me sono sanità e agricoltura, tu dici anche la valorizzazione del territorio, sono d'accordo con te, secondo me questa sera, per far sì che non sia inutile, cerchiamo di capire che cosa possiamo fare per questi tre tavoli. Punto. Ok, questo è l'altro punto. Il punto successivo. Sì, vabbè, il punto successivo, tanto so, qui stiamo un po' a ruota. Senza regola. C'è due Francesco, un Francesco da questa parte e poi c'è il Zio. Io volevo dire una cosa. Però poi dobbiamo andare al secondo punto, se no Allora, bellissimo, io al tavolo di valorizzazione del territorio di Angelo aggiungerei urbanistica e lavori pubblici. Per quello che riguarda, diciamo, il prossimo, cioè il meetup che praticamente da quello che avevamo detto prima, dovrebbe in qualche modo scegliere una piattaforma, io ho capito così. Sono d'accordo anche con Fabio, però diciamo che ci dobbiamo anche abituare a muoverci un pochino. Ha ragione, nel senso che qui a Latina abbiamo il meetup, poi abbiamo la pagina web, però sono due o tre cose. Dobbiamo riuscire a muoverci un pochino, no? Quindi adesso dobbiamo, secondo me, metterlo su una cosa che ci consente, che faccia leva su queste nuove tecnologie, che ci consente di mettere in ordine un pochino le cose. Io metterei proprio come anche all'ordine del giorno, a parte la scelta della cosa, proprio... vorrei che quel tavolo in cui andremo a scegliere un programma da utilizzare per poter sintetizzare le tutti, metterei proprio la stesura di un programma per le prossime amministrative, cioè la stesura di un programma per il comune di Latina. C'è la gente d'accordo. Ringrazio, passo la parola a Francesco Pizzaro. Grazie. Condivido pienamente quello che diceva Fabio Pizzaro, è un problema che c'è e lo sento anch'io fortemente. E mi sembra che ci siano parecchie persone. La stessa cosa. Parecchie persone che hanno questo problema qui. Quando parliamo di tavoli, il discorso già parlare di un tavolo semplice è complesso. I tavoli sono diversi l'uno dall'altro, per l'argomento che hanno, per le persone che partecipano, per il livello di analisi che devono arrivare a fare. Una cosa è un tavolo che deve trattare del problema dei rifiuti a Latina, dove può avere notizie, e diciamo che è un tavolo che ha uno spazio ampio, per carità, ma ben inquadrato. Quando si parla invece di turismo diventa un po' più complessa la cosa, perché si va da problemi di carattere ecologico, urbanistico, sociale, culturale, e si sparpaglia un po' la cosa. Io, dopo aver seguito il tavolo del turismo, mi sono sempre più appassionato, nonostante la complessità del tavolo, dell'argomento, perché non è un argomento il turismo, sono tanti, e mi sono un po' indirizzato all'esterno, cioè il famoso coinvolgimento. Ho cercato di contattare quelli che a volte non capisco bene se il movimento li voglia sentire o non sentire, però io li sono andati a sentire, quelli che ho potuto, gli esperti o comunque gli addetti ai lavori.
Tant'è che da questa mia, questo mio interesse a 360 gradi è scaturito, sta scaturendo, e questo lo devo al Movimento 5 Stelle, lo devo a tutti noi che abbiamo partecipato al tavolo del turismo, sta scaturendo un incontro che abbia un tema molto molto specifico, cioè è inutile parlare a 360 gradi, soprattutto senza gli esperti. Stiamo vedendo di organizzare un incontro sull'erosione, un tema unico, sì, con esperti, erosione della marina. Un incontro pubblico, erosione della marina. Della vostra. Ma io la chiamo la marina di Latina, la marina. Ho sbagliato io perché non so. No, non si sentiva, no, non si è proprio capito la parola qua giù. Per cui sto organizzando questo tipo di incontro che verrà fatto a Primavera, dove cercheremo di coinvolgere più persone possibili, avere un paio di relazioni di tecnici e cercare di capire almeno questo argomento, perché da un'analisi fatta, e ho finito, del tavolo del turismo, su molte discussioni è inutile andare avanti se a breve non avremo più la mattina. Grazie. Poi ci sta Leo, Valeria e Pasqualino e poi passiamo al punto 2 se non ci muoviamo più. Prego. No, io ecco, diciamo, condivido pienamente quello che diceva Fabio sulla dispersione che c'è su internet e sulle varie piattaforme. Io infatti personalmente ormai non ce la faccio più, anche perché in parte lo faccio per lavoro, poi mettermi lì 2-3 ore la sera per cercare di leggermi le mail, Facebook, qualcosa del genere, per me è diventato alienante. Perciò era un argomento in qualche modo da discutere e cercare di trovare una soluzione, era questo qua, lo potevo cercare. Scusa, siccome più di qualche intervento verte proprio su questa problematica, che io la sento almeno da 4-5 anni, anche mia, secondo me il problema è che non c'è una piattaforma unica, che c'è Meetup, c'è Perpetrillo, c'è il Movimento 5 Stelle, cioè, e io questo lo feci presente l'anno scorso, 2 anni prima, 3 anni prima. È sempre rimasto, e comunque questo è il nostro freno, il nostro blocco, cioè quello che ci impedisce di comunicare e di portare poi a termine i vari tavoli e le varie tematiche. Quindi, cioè, sarebbe il caso che le persone che sono più sensibili a questo, Fabio, Cristian, signore non mi ricordo, Francesco, sì, magari, visto che riguarda la connettività, che è uno dei tavoli, ci si prende la responsabilità, anche se si è in quattro, di provare, di testare queste piattaforme, che io ho provato anche a Isis, no? Sì. Quella lì. Sembra che funziona, è stata un po' imbocottata, però è open source, è gratuita, cioè potrebbe funzionare benissimo come Meetup, secondo me. Però, visto che c'è il Meetup, non confondiamo troppo. Però, almeno per i tavoli di lavoro, se ci si prende questa briga di decidere, apriamo i tavoli e li apriamo su questa piattaforma, e così almeno inizia a diventare la piattaforma di, cioè si genera qualcosa che è unificante, non che è dispersivo. Guarda, la provincia di Roma già è partita, ti ripeto, lì è la zona Castelli, hanno diviso in 4 settori da quello che ho capito io, e quella zona di Castelli è fa capo a Paolo Trenta e Minette, e da quello che ho capito leggendo le email che mi arrivano, perché sono iscritto al gruppo di Velletti, mi pare aver capito che elimineranno i Meetup. Cioè, dai Retis sostituirà proprio Meetup, esatto. E prendo anche una zona, perché hanno diviso la provincia di Roma in 4 quadranti, quindi prenderà una bella fetta di territorio e accomunerà tutti quei problemi che possono venire. Quindi magari se questo tavolo si unisce a quello di connettività, si fa un tavolo unico e si provano a generare una piattaforma su questo sito che già funziona anche a disposizione, insomma, e da approfondire. Non so se si può messare scrivere chi sono gli aderenti, si apre una discussione con le adesioni, chi si prende questa responsabilità, così si evita di riparlare ogni 6 mesi della stessa cosa, si cerca una soluzione. Cercava la parola Leo. Scusa, finisco cosa? Finisco al volo. Poi per quanto riguarda quello che diceva Angelo Valerio di riunire il tavolo valorizzazione del territorio e diciamo turismo, il tavolo turismo in qualche modo come agricoltura, questa è anche agricoltura,
tavolo del turismo, diciamo, l'ultima riunione è stata sostanzialmente, diciamo, abbiamo preso atto che diciamo, il tavolo del turismo è in qualche modo ha esaurito la sua funzionalità per mancanza di persone, poi sostanzialmente, perché insomma eravamo in quattro persone, però una persona aveva problematiche, perciò non avrebbe partecipato, un'altra persona un pochettino aveva altri interessi, perciò è uscito fuori. Sostanzialmente il tavolo del turismo è andato a scemare, perciò insomma riunirlo e o richiamarlo valorizzazione del territorio, per me non ci stanno problemi, insomma. Sono sotto questo aspetto, ecco, finito. Parola Leo. Sì, brevemente volevo dire, veniamo fuori da un ventennio di anestesia totale, quindi i risultati si vedono, perché poi bene o male stiamo cercando di ripartire su degli argomenti che praticamente sono stati sotterrati per tanto tempo, quindi vedo e sento la difficoltà tutto sommato ancora di entrare in relazione con quelli che sono gli elementi attivi del domani, cioè nel senso che comunque i giovani non li continuano a vedere. Quelli che sono sensibili sono quelli che hanno superato i 30 anni, i 35 anni e si trovano nella situazione attuale in cui comunque si confrontano con una realtà drammatica. Il problema è riuscire in qualche modo anche a coinvolgere i giovani. Io ho 3 figli, 4 figli, ma quasi tutti in età matura, ma vedo che continuano ad avere un rifiuto dell'argomento politico. Dovremmo in qualche modo cercare di capire anche come riuscire a confrontarci e a relazionarci con queste generazioni, o questa generazione che praticamente è totalmente lobotomizzata, anestesizzata. Cioè, per loro poi sicuramente sono interessati alla cultura, all'arte, allo spettacolo, ai film, ai cose, però un concetto di politica, società, sociale, politico non riescono a viverlo. Abbiamo proprio, c'è stato questi 20 anni, 25 anni, 30 anni che hanno bruciato proprio totalmente l'interesse di persone. Difatti verifichiamo che siamo tutti un po' più alti, più maturi dei 25-30 anni, per mantenere ancora questa attenzione. Per quanto riguarda, quindi, forse bisognerebbe anche cominciare a immaginare anche un tavolo di lavoro che sia in grado di entrare in relazione con quella che dovrebbe essere delle future generazioni, perché comunque se no continuiamo a mantenere questo distacco, o perlomeno stimolare qualche cosa che sia attrattivo, attraente nei confronti di queste generazioni successive. E un'altra cosa che volevo dire semplicemente era questa: continuiamo a parlare di tavoli di lavoro, però io penso che dovrebbe essere chiaro una cosa: ci sono delle tematiche che sono sicuramente locali, e queste tematiche saranno delle tematiche che dobbiamo affrontare localmente in prospettiva delle prossime elezioni comunali che ci saranno. Allora a quel punto è giusto cominciare a dare priorità a delle tematiche locali e a studiare quelli che sono i problemi di qui, per cercare di avere una proposta ecocompatibile, una proposta corretta da qui a quando sarà il momento, e strutturata, ben strutturata. Quindi per questo, quindi io dividerei il tavolo di lavoro in quelli che si occupano di problematiche tipicamente locali, e poi invece tavoli di lavoro che si occupano di problemi altri, che sono sicuramente interessanti. Il lavoro, perché bene il reddito di cittadinanza, il lavoro, la legalità, cosa, sono temi anche molto importanti, però vanno discussi secondo me in maniera anche forse coinvolgendo più strati. Cioè consideriamo che noi stiamo parlando di una realtà che non è solo nazionale, cioè che non è solo locale, ma è nazionale, e probabilmente dopo domani sarà europea. Quindi dobbiamo trovare un modo di riuscire a relazionarci con tutte quante quelle persone che si occupano di questo argomento, non solo qui, ma a Roma, a Milano, a Firenze, a Milano, in Calabria, oppure a Bruxelles. Quindi dovremmo cercare in qualche modo di capire come creare questa connessione di intelligenze di persone che lavorano sullo stesso tema, altrimenti rischiamo di fare un lavoro qui localmente su certe cose, poi dopo magari da un'altra parte fanno un altro lavoro che slitta rispetto al nostro in qualche altra maniera, va a parare da un'altra maniera, e non si arriverà a una sintesi. Quindi dovremmo essere capaci di trovare una sintesi locale sui problemi locali, ma anche immaginare probabilmente una piattaforma,
nazionale o sovranazionale che ci riesca a mettere in contatto con quelle che sono le realtà che prescindono dalla nostra, dal nostro io locale, insomma, tutto quello. Valeria, sì, io volevo dire questo, quando non so chi prima parlava dell'accoglienza dei nuovi, no? Noi ci siamo trovati al nostro tavolo ad avere per vari incontri sempre persone nuove, a dover ricominciare sempre tutto da capo, perché poi alla fine la persona nuova che viene, viene perché vuole conoscere un po' l'argomento, quindi non è che tu hai fatto un lavoro e parti da quello e vai avanti, cerchi comunque di coinvolgere. Questa cosa è chiaramente un po' rallenta anche il lavoro, no? Quindi sarebbe opportuno, secondo me, riorganizzare lo spazio anche dei resoconti, perché chi viene non può andare a ricostruire un discorso quando dentro il discorso cultura ci sta anche la connettività, si devi andare a cercare comunque i resoconti, non sai dove è, e poi ci sta la valorizzazione delle associazioni, che se riforma strutturale, sono tutti mischiati, per cui diventa impossibile. Quindi ogni volta sono arrivate persone che comunque non sapevano proprio di che dovevamo parlare e quindi ricominciavi da capo. Questa cosa poi penso che il calo delle persone ai tavoli sia stato anche fisiologico, perché molte persone sono venute all'inizio dopo le lezioni, un po' presi dall'entusiasmo, però chiaramente poi al tavolo di lavoro ci devi lavorare. E quando ti dividi i compiti e fai il lavoro è diviso su 10 persone e fai il conto successivo di se 10 persone ce ne stanno 4 e ce ne stanno 6 nuovi, è faticoso portare avanti, cioè tu ti dai una scansione di lavoro, però poi se gli altri vengono perché gli piace tanto parlare e ci si passa una serata, insomma, così a conversare piacevolmente su tante problematiche, però poi al momento un punto lo devi pure mettere, cioè è chiaro che quando vieni a tavolo di lavoro devi sapere che poi ti tocca pure studiare, voglio dire, no? Non è che poi venire solo per parlare perché ti piace, ti diverti la sera e sei, insomma, disponibile, perché tutti abbiamo comunque una scansione della giornata che è faticosa e che quella sera che si vede è anche per poi andare avanti, no? Quindi sarebbe opportuno, secondo me, se è possibile, chi lo può fare non lo so, però ridividere i resoconti, metterli, riorganizzarli anche con dei link semplicemente, senza fare proprio le pagine di riassunto, così che se uno vuole andarsi a leggere quella cosa se la clicca se la apre, però che sia un po' più organico, perché così si capisce più niente. Ma perché il problema è quello del meetup, che non dà gli strumenti per fare queste cose. Poi personalmente io ho contattato, avevo piacere di riprendere quest'anno cercando di mettere insieme i tavoli cultura di tutta la provincia, Terracina, Pontinia, Aprile, eccetera. Ho chiamato anche Gaio, ho contattato anche Gaio, non ho avuto proprio nessuna risposta, quindi noi stiamo ancora continuando a lavorare sul nostro, la nostra riforma strutturale, stiamo valutando tutta una serie di proposte che secondo me a livello poi nazionale si potranno fare quando ci sarà questa benedetta piattaforma, però dal punto di vista culturale della scuola il movimento è un pochino carente anche rispetto alle ultime lezioni che ci sono state, quelle proposte che sono state fatte sono abbastanza semplici, diciamo che se del movimento si deve distinguere anche dal punto di vista culturale ci devono essere delle proposte che siano innovative proprio come rivoluzione del sistema scolastico, perché al momento non ci stanno riforme di questo tipo, ci sono proposte dal punto di vista dell'informatica sicuramente, no? Però noi abbiamo trovato una legge che poteva essere riadattata, adesso la stiamo, insomma, valutando le cose, studiando tutti i sistemi in tutte le nazioni per arricchire anche un po' un'offerta che abbiamo a livello locale. Abbiamo fatto delle interrogazioni parlamentari, parlavamo adesso di questa possibilità di farne una sul San Carlo di Napoli, perché sono in contatto con alcuni strumentisti del San Carlo, però di fondo c'è, cioè, che chi arriva deve un po' ascoltare quello che si sta facendo, però secondo me anche un po' informarsi, e per informarsi così com'è la situazione non ci riesce assolutamente niente. Per cui chiedo che venga un pochettino riorganizzato lo spazio dei resoconti, anche per chi veramente, tipo Massimiliano, che da un po' che c'è, e invece c'ha proprio voglia di lavorare e si informa, insomma, studia. E credo che quello che stavo facendo, torniamo alla connettività, ma nell'ambito di questo mi dà capiamo, non si può fare assolutamente niente, bisogna tenerlo così per forza. No, possiamo passare un'altra piattaforma, ma bisogna prima organizzarla per bene in modo che non succedano di nuovo queste cose. Perché effettivamente e poi a proposito di elezioni prossime e future, noi avevamo avviato un tavolo sulle associazioni, che era importante dal punto di vista culturale, perché quando poi ci saranno le elezioni, chi lavorerà sulla cultura, se non conosce la direzione culturale del comune di Latina, non sa dove mettere mani. E avevamo fatto anche parecchie cose, cioè avevamo studiato anche abbastanza bene alcuni processi che sono tipo comune di Latina, bando di concorso, non ne fa,
mai, forse qualcosa la fa la provincia, anche quello sarebbe un tavolo che, se vediamo anche nell'ottica che poi c'è stata la diatriba tra lavorare a livello nazionale, lavorare a livello locale, no, Melania spingeva perché fosse tutto proiettato verso il nazionale, però adesso forse un pochino tornare anche sul territorio sarebbe importante per il territorio di azione. Anche quel tavolo era un tavolo utile. Era lo studio delle associazioni, ma studio delle associazioni non per capire chi lavora bene e chi lavora male, ma capire che cosa c'è, l'esistente qual è, e soprattutto i comune, provincia, a livello, insomma, gli enti, come gestiscono diciamo quel poco che c'è dal punto di vista della sovvenzione, no? Del sovvenzionamento, capire chi c'è dietro, insomma, erano venute fuori quelle cose. Ok, gli ultimi due sono Pasquale, Pasqualino e Giuseppe, che poi passiamo al punto 2. Allora, per quanto secondo me queste sono le mie proposte, diciamo. Intanto per la partecipazione, purtroppo la partecipazione delle persone se la devono sentire, quindi non è facile portare avanti il lavoro e pretendere che tutti lo facciano allo stesso modo, insomma. Poi per il coinvolgimento di persone esterne, cioè io ci ho provato in tutti i modi, anche nel mio piccolo, insomma, per quelli che conosco, però purtroppo l'italiano tende sempre un po' a delegare, nel senso che le persone sono interessate alla politica, sono critiche, però poi quando si tratta di portare avanti proposte dicono no, beh, io ti ho detto la mia, poi magari vedi tu come si può fare, insomma, normalmente la pensano in questo modo, quindi da un certo punto di vista mi sento un po' rassegnato in questa, insomma, quindi quello di ottimizzare i tavoli, la proposta di Bernardo, che quello di ottimizzare i tavoli secondo me è la cosa migliore, perché poi alla fine disperdere le energie su tavoli che non portano al lavoro è deleterio, insomma, no? Perché logora nel fisico e nella mente di chi invece si applica, insomma. Poi invece per quanto riguarda invece la comunicazione, allora volevo rispondere a Francesco che all'inizio purtroppo, allora io mi sono iscritto a diversi meetup, come penso facciamo tutti, no? All'inizio insomma lo descrivi a quello del Lazio, quello spagnolo perché è figo, oppure che non so, poi c'era il blog del Lazio, poi c'è la pagina del blog di Latina, c'è la pagina Facebook, c'è. Però alla fine, quindi mi arrivano tipo adesso 30-40 mail al giorno con meetup di diversi quadranti, eccetera. Però poi alla fine io un'occhiata gliela do velocemente, però tendo sempre poi a privilegiare quello che mi interessa. Cioè, quindi il fatto che ci siano più piattaforme, sì, è vero che dà un po' fastidio, può dar fastidio, però alla fine dove mi concentro di più è il meetup, perché poi alla fine quando devo lavorare, io vado lì per vedere cosa devo fare. Quindi il resoconto è fondamentale. Quindi il resoconto deve riportare l'attività del meetup che si è svolto. Nello stesso tempo, forse i resoconti, fino ad oggi, mi ci metto anch'io perché non ho fatto qualcuno pure io, anche se sono un neofito, il resoconto magari dovrebbe riportare e forse dei dettagli maggiori su quelli che sono poi gli argomenti che si sono sviluppati, nel senso che se c'è da inserire il link oppure un documento o qualcosa, allora il resoconto deve essere un po' più dettagliato, cioè non basta magari l'intervento alla proposta generica che poi magari riporta un'attività maggiore che viene fatta esternamente, però ci deve essere una maggior precisione nel farlo. E poi un'altra cosa è lavorare sulle piattaforme, perché cioè noi ci abbiamo provato col tavolo ambiente rifiuti a lavorare con Eresis un pochino, però non è facile, cioè nel senso che quando ti concentri sul lavoro del meetup tendi insomma a privilegiare quella che è l'attività di andare a rompere scatole, leggerti il documento, aggiornarti, vedere Facebook, vedere qualche notizia, andare a cercare cose in giro, eccetera. Allora Eresis è una buona piattaforma perché magari concentra un po' tutto il lavoro, però non è facile arrivarci, quindi io la proposta è questa, che nel frattempo il meetup deve rimanere centrale come attività. Magari quello che si può fare è
utilizzare degli strumenti diciamo, di immagazzinamento dati come il Google Drive, che già stanno facendo, per condividere, perché conoscete Google? Google a disposizione, cioè, mette a disposizione uno spazio di condivisione dove mettere una memoria virtuale dove tu puoi caricare i documenti e condividere qualsiasi cosa, questo punto la memoria. Quindi quello che non può fare il Meetup, effettivamente, cioè il Meetup si può caricare dei file anche su altri, però magari diventa un po' più complicato. Allora, dal resoconto si potrebbe magari linkare su Drive o dare quell'indirizzo, in modo che lì c'è parecchio spazio, si può riversare qualsiasi cosa. Questo lo dico nel frattempo, che magari nel futuro poi ci sarà qualcosa di meglio. Però queste attività andrebbero unificate, nel senso standardizzate. Io parlo di Google Drive e del Meetup, perché comunque anche a livello regionale evidentemente è un po' quello, diciamo. Cioè Eresis sì, però non è ancora partito. Però a livello regionale si parla di Meetup come discussione, per Google Drive come strumento dove potete andare a attingere le informazioni, cioè condividi, metti tutto lì sopra, chi vuole può andare lì e vedere un documento, un DPR, un qualsiasi cosa. E è normale che tutti devono sapere queste cose, quindi per i nuovi entrati forse sarebbe il caso che il gruppo si organizza con una piccola guida, che ne so, dove ci metti gli indirizzi, i link, come arrivare a Drive, come arrivare al Meetup, perché almeno così glielo dai, quando arrivano al primo giorno ti è, studia, almeno così evita ogni volta di... C'è anche Google Docs. Sì. Oltre a Google Drive, sì, anche Google Docs, che si permette anche delle funzioni un po' più... I resoconti non si possono mettere su Google Drive? No, il resoconto va su Meetup, perché sennò poi su Google Drive c'hai i documenti. Cioè, nel senso che se tu devi caricare 9 giga di roba, solo fino a 10, che sembra di no? 10 giga di roba, ce li butti dentro. Invece, per quanto riguarda quello che è la discussione diretta, ce l'hai su Meetup, perché è la piattaforma dove si lavora, dove tu scambi i comuni, diciamo. Quello è soltanto come immagazzinamento e per avere i documenti, non come diciamo come discussione. C'è anche la chat di Google, però quella se facciamo pure quella stessa. Scusa, ma se esistono questi documenti, basta mettere il link di questi documenti. Sì, sì. Mica necessariamente no, ti arriva l'email, metti il link sul Meetup, oppure ti arriva la se tu stai nel gruppo, nel gruppo di lavoro, ti arriva l'email con il link e tu vai, clicchi, fra e ti collega. Quindi è facilissimo, insomma. Ok, finito? Sì, no. Grazie. L'ultimo è Giuseppe, poi passiamo al secondo punto.